in questa notte fantastica. Svanita definitivamente la possibilità di ospitare a Vasto il Giova Beach Party, il comune di Pescara, con l'assessore Alfredo Cremonese, si candida ad ospitare l'evento estivo nel prossimo mese di settembre. Siamo dispiaciuti che il comune di Vasto non possa più ospitare il concerto di Jovanotti a causa dell'ultimo no della prefettura di Chieti, ha affermato l'assessore Cremonese, ma l'Abruzzo non può perdere la possibilità di ospitare un evento di importanza internazionale. Una volta che noi abbiamo appreso che la data non poteva più svolgersi nel comune di Vasto, abbiamo di nuovo ripreso i contatti con il manager di Jovanotti, Maurizio Salvatori, con il quale già ieri io ho avuto tantissimi contatti. Ad oggi la data è stata annullata, quella che riguardava praticamente Vasto e quindi la regione Abruzzo, però siamo rimasti che stiamo studiando di trovare una location adeguata per ospitarlo noi qui a Pescara, il concerto di Jovanotti. Per ospitare l'evento si è pensato allo spazio antistante alla Madonnina nel Molo Nord del Porto Canale di Pescara. Ma io penso che Pescara sia in grado di ospitare un evento del genere, quindi proprio perché conto tantissimo sul fatto che la mia città è in grado di ospitare un evento del genere, io credo che delle possibilità ci possano essere. E intanto è tutto pronto a Pescara per la notte di San Lorenzo fra shopping ed eventi in centro. Sì, è una bellissima iniziativa delle associazioni di categorie coadiuvate dal comune di Pescara. Grandi eventi che si svolgeranno in tutta la zona del centro commerciale naturale e anche in Corso Vittorio Emanuele partendo da Piazza Duca d'Aosta. Per questa ragione l'arteria rimarrà chiusa al traffico dalle 18 di questa sera fino a tarda serata, fino alla conclusione della serata. Dalle 18 parcheggio gratuito nelle aree di risulta proprio per agevolare anche gli automobilisti. Sì, il comune ha messo a disposizione tutto il supporto logistico, quindi innanzitutto i parcheggi gratuiti, che tutti coloro che verranno all'evento potranno parcheggiare gratuitamente nelle aree di risulta e in più ci saranno tantissime attrazioni sia in Corso Vittorio Emanuele e soprattutto anche nel centro commerciale naturale, cioè in tutti i luoghi dove sostanzialmente è inibito l'accesso con i veicoli.